Buonasera. Intanto ringrazio quelli che sono venuti a sedersi qui verso le 7:30, che sono due, sono morti, due li ho portati via, e gli altri si stavano accoppiando, e scusate se ho interrotto, ma faremo una serata. Tanto ringrazio il pubblico dell'Elba, ringrazio questo teatro straordinario voluto dall'imperatore, che ai suoi tempi, quando venne a farsi una passeggiata da queste parti, ha detto: non c'è un cazzo da fare, non c'è niente, perché no? Così c'è una chiesa, l'ha sconsacrata direttamente, senza leggi, senza niente, e ogni tanto quelli piccoletti lo fanno, e ha deciso di farsi questo teatro, così buttando giù quello che... Cioè, quindi siamo contenti, felici un po', poi a quei tempi il teatro era un po' come adesso la televisione, no? Non c'erano cazzo, e quindi facevano le cose televisive, quindi, e lui se fa, e anche altri piccoletti fanno un po' come cazzo vogliono in questo modo qua, quindi si fanno le televisioni, fanno quello che pare, e quindi sarà, anche io perché sono piccoletto, un po' spellacchiato, quindi faremo questo. Intanto ringrazio il pubblico, perché questa è una serata di cabaret anomala, e con questo entusiasmo che si sente nell'aria, molto toscano, e... sembra essere in ospedale, e quindi sono contento, perché tanto tutto verrà ripreso, e un... no, fermi tutti, non vedete, sarà una serata noiosa, terribilmente culturale, sembra di quella storia, e scusate, sta cosa che non sta su mi ricorda qualcosa di mio, quindi molto culturale. Scusate, ho visto anche l'ombra della chitarra così, non vorrei dare delle immagini non vere. Quindi insomma, la serata è questo qua. Io quello che vorrei fare è una specie di... Vorrei fare con la chitarra, vorrei fare 45 pezzi di Guccini in greco per rompere i coglioni. Proprio per rompere i coglioni. Quindi se non bastano, c'ho dei pezzi anche degli Intilimani proprio a sfinire, finché una del pubblico non si fa toccare le tette. Questa è la soluzione finale. Non c'è un cazzo da ridere, quindi una dovrà salire, non so, volontaria, perché piuttosto che dietro le quinte sto davanti alle quarte, non ho capito bene cosa sto dicendo, ma va bene uguale. Sono, tra l'altro, volevo essere preciso, dobbiamo iniziare alle 9, sono 10:15, volevo ringraziare una mia amica svizzera che è arrivata qua alle 6, e intanto, forse perché, lo devo dire, perché la direttrice del teatro non ha messo l'ora avanti, vaffanculo, quindi è ancora quell'ora indietro e non sappiamo cosa sta succedendo. Quindi il tutto è ripreso, e abbiamo anche delle telecamere a raggi infrarossi, quindi non potete assolutamente fare cose strane dentro il cinema, con le mani sarete ripresi, perché anche al buio si vede le porcate che fate. Quindi questa è la prima cosa, e avete anche i nomi, e sarà il DNA, siete presi, insomma, se siete marchiati non potete uscire di qua. Quindi solo chi la darà all'inizio del primo tempo potrà utilizzare le diapositive che faremo dopo. Quindi insomma è un po' la cosa. Io volevo fare questo, siccome adesso la porta, lo dico tranquillamente, è saldata, e abbiamo chiamato un saldo brasatore da Porto Azzurro, e l'abbiamo da Piombino, ha saldato la porta, e veramente finché tutti insieme non facciamo un trino d'amore nudi non si esce, e questa è la cosa fondamentale. Io lo dico perché ultimo esperienza nel trino d'amore, ma c'è già qualche maiale, e quindi è questo, perché volevo fare questo. Io sono entrato nel mondo dello spettacolo perché pensavo di trovare sesso, droga, rock and roll. Sono 15 anni che ci sono, ho trovato solo pippe, aspirine e liscio. Questa cosa mi sconcerta, e sulle pippe non voglio entrare in argomento, per l'amore di Dio, sono presidente dell'Arci Segaiolo Liguria, quindi non voglio assolutamente fare delle cose strane. Io sono contrario all'uso del preservativo perché mi fa sudare la mano, quindi voglio assolutamente non... Ridete sulle pippe! No, fermi, non la vergogna. Ho vinto la gara di pippe perché mi sono fatto addormentare la mano una volta sulla sedere, mi sono fatto la pippa con la mano addormentata, così sembrava un altro, ho vinto, ma l'ho detto veloce perché poi in televisione riprendono, e io volevo fare queste cose culturali. Insomma, questa è un po' l'idea. Io pensavo di trovare, ve l'ho detto, sesso, droga, rock and roll, ho trovato queste cose qua strane. Io pensavo di entrare nel mondo così del rutilante, dello spettacolo, pensavo di fare, invece il mio motto è proprio veramente questo: sono maschio ma non esercito, ecco, questa è la funzione che dà l'idea. Io sto alle donne come un diabetico sto alla meringata, e non è vero che sono tutte queste belle gnocche. Io ho trovato alcune belle gnocche simpatiche, carine, divertenti, le ho trovate anche facendo queste cose qua, tipo le interviste che mi hanno fatto fare alla televisione con queste super belle gnoccolone alte 2,45 metri qua, con le tette giganti. Alcune sono, cioè, voi avete visto quelle televisive? Sembrano bonazze. Alcune, uno dice anche come saranno anche molto intelligenti. No, e lo dico perché hanno il cervello inversamente proporzionale alle tette. Io lo dico perché ho visto, no, fermi, non mettere le mani, sono troppo. Ho visto siliconare i cervelli, se no gli usciva l'aria. Ho visto fare delle cose straordinarie. E la cosa bella che facciamo nelle domande è questa cosa, dove noi facciamo delle domande stupide, e loro lì per belli in occhiolone, queste qua con le tempeste ormonali intorno, e dovevi passare il folletto con il vicino, e erano talmente geniali che non capivano neanche la domanda. Questa è la cosa straordinaria, e già nella domanda c'era una battuta, quindi non c'era, e alcune invece cercavano anche di rispondere alla domanda, che non c'erano una cazzarola di niente da rispondere. Quindi era straordinario, ti veniva in mente, dicevi: ma chissà che cazzarola sta succedendo, e in quanto innocuo mi avvicinavo a queste straordinarie persone, tipo, non so se avete presente la Marini, no?
questo enorme carro di Viareggio, la Marini, questa... La metti su un trattore, tricoiandoli, ride contenta come una Pasqua, come fa, fantastico. La Marini non capisce, però capisce poco, è simpatica, la Marini è abbastanza divertente. Gli ho detto, non so, lei sa cantare, ballare, recitare? Lei mi ha detto, sì. E gli ho detto, perché ce l'ha tenuto nascosto fino adesso? Lei si è incazzata. Erano un po' così, quindi l'avventura, gli ho detto, non so, se ricorda la sua prima volta, sì, quanti eravate. E, la cosa brutta che ci stavo anche pensando, quindi mi sono spaventato, gli ho detto, guarda, ho poco tempo, e non so, abbiamo trovato delle cose strane, tipo, non so, la Caldonazzo, gli ho detto, si parla tanto di fuga dei cervelli, il tuo quando è scappato, e queste cominciavano a capire che c'era qualcosa che non quadrava man mano che raccontavo queste stronzate. Ora, la cosa un po' fantastica, ho trovato delle cose, non so, la Freddy è molto simpatica, divertente, carina, no? Vabbè, è divertente perché gli avevo detto, non so, lei è una, cioè, la battuta era, lei è un artista a 360 gradi, no? E questa deve ridere, e invece dice sì, e va a cagare, allora te la vai a cercare. Dietro. Si ricorda quando era ancora 90, lì si è incazzata veramente, però era un po' un'idea, cioè no, ma lo dico per il bar, lo dico per il... No, non puoi, scusate, non puoi andare a Roma, cioè non puoi andarti a impelagare su queste cose, cioè è un po', no, come l'ex moglie di Limiti, Matera, no? Che gli ho detto, cos'ha Limiti che non ho io, a parte il giarrettiere? Ha riso un'ora e mezza, quindi non capiva. Però, insomma, alcune cercavano di tentare di rispondere, nella risposta creavi dei disastri. Io ho provato, non so, la Colombari, cioè, la Colombari è simpatica, crea divertente, no? Martina Colombari, l'avete vista recitare, no? In Carabinieri, l'avete vista? Un'attrice finita, no? Parlare male della Colombari è come parlare male di Fede, un po' come picchiare uno che caga, però... Questa la taglieremo e c'è ancora un paio di mutui. No, fermi, che poi dicono perché c'è l'applauso, ovviamente c'è una controcapita. Abbiamo da fare par condicio, abbiamo da dire una su D'Alema, che anche lì è facile. Quindi, ora, la cosa, cioè, la Martina Colombari è una che, non so, nei polizieschi recita meglio Rex. Ora, io saluto Martina, ma è molto divertente. Al cane dice non guardare in camera, al cane non ci guarda, lo dice a lei, dice perché, cosa fanno, cioè non capisce. E quando va indietro... L'esazione è stata molto carina, divertente, gli ho detto, non so, andavamo a vedere quello che ci avevano su come curriculum su internet, no? E quindi non c'era poco e niente, tipo, non so, la De Grenet, l'avevamo chiamata perché l'aveva data a Pieraccioni, questa è la cosa, e basta, non c'era altro, l'abbiamo chiamata per quello. E dice, fate quello che volete, ma non chiedetemi niente di Pieraccioni. Gli ho detto, solo cose della sua vita artistica, mi ha detto, grazie, arrivederci, buonanotte al seguito, sono andato, sono a casa, vedi. No, no, quando gli ho detto, lei dopo che ha fatto l'amore con un toscano se lo fuma, è ancora lì che pensa che cazzo ha detto, quindi è divertente. Però la Colombari è stata carina, simpatica, insomma, gli ho detto, non so, insomma, l'unica cosa che aveva fatto nella vita era stata Miss Italia, 16 anni, a Rimini. C'era scritto che ha fatto una passerella a Rimini, attenzione, tutta concentrata sull'unica cosa che era passerella. L'unica cazzata che potevamo attaccarci era quella. Gli ho detto, lei ha fatto una passerella a Rimini? E lei mi ha detto sì, gli ho detto, certo che la sua passerella a Rimini non se la dimentica nessuno, cazzata. Questa non capisce e finisce da solo in una nassa peggiore della domanda e comincia a dire, certo, tutti quelli che hanno visto la passerella a Rimini se la ricordano, zitta, cazzola, zitta, ferma, contro. È stata una fatica immane e la cosa sta... Insomma, e quindi sono un po' così, le ragazze sono simpatiche, sono divertenti, alcune ho trovato la Lollobrigida, fantastica, la Lollobrigida è un po' come la Panicucci, no? Sono morta da 7 anni la Panicucci, sapete che sono? Sono tenute in vita con delle cose, degli apparecchi speciali, sono... mica una cazzata, cioè lo giuro, allora Brigida c'ha in testa una cosa, c'ha una cofana, una cosa, l'ho vista dal vivo, c'ha un trullo, c'ha un trullo, fermi, no, fermi, c'ha un trullo, dietro c'è scritto bed and breakfast, l'ho visto io, ve lo giuro, l'ho visto, non battete mai insieme, no, bed and breakfast, ora, in cima vedevo muovere e c'erano due cicogne che si accoppiavano, c'è un nido, c'è un nido e mi guardava un po' così e c'era da cambiare le batterie, dando come va sempre, si fa ristorare anche lei a Viareggio insieme alla Marini e così. E allora gli ho detto passo, la guardo, non sapevo cosa dire, cioè, in testa, c'è una cosa di, che cioè, sembra un Simpson, cioè Collina al confronto sembrano dei Simpson, ecco, forse questa è la cosa normale. Anzi, una volta a Collina gli ho fatto una domanda, gli ho detto, senta, ma ogni volta che segnano per un pelo lei ci rimane male, Collina, sì. E insomma, e c'è questa cosa in testa, passo, la guardo e non so cosa dire, la guardo al volo e è divertente, no? Se non rompi i coglioni a tutti tanto vale, no? Cioè devi, senza pietà a chiunque, passo, la guardo e dico, Lollo, la grande Lollo, che si è un po' ripreso, gli ho fatto delle foto, non c'è una crepa, gli ha messo subito un dito, hanno cercato uno col chewing, ha tappato tutto, ha chiamato una ditta di piastrellisti, vabbè, sarà contenta se vede questa cosa alla tele, ciao Lollo,
E la cosa divertente, insomma, è che a un certo punto la guardia dice: Lollo, lei, devo dirle solo due cose, mi scusi. La prima è che lei mantiene inalterato nel tempo il suo sex appeal, la seconda è che scherzavo. Arrivederci, grazie, mi sono andato. E lei ha cominciato a imbarcare acqua da una parte, perché l'ho vista. E a quel punto lì o la tiri su con la pompa di sentina, cioè fai qualcosa, visto che siamo al mare, oppure tiri in altro siluro, la butti giù del tutto. Io ho fatto la seconda, sono tornato e ho detto: guardi, scusi, se lei avrà conosciuto tanti personaggi dal vivo. Lei ha detto sì, gli ho detto: ci può dire com'era dal vivo Anco Marzio? Arrivederci. E quindi è stata un po' così. Però per dirvi che alcune ci rimangono un po' male, altre così cercano a naspano, alcune sono molto divertenti, ho trovato delle cose simpatiche. Le straniere sono più divertenti, perché tipo, non so, Chris and Chris, quelle che fanno le VJ, no? Le VJ erano in due, non sapevo, facevano un casino, perché hanno visto che se stavano zitte entravano in scivolata, quindi facevano più che casino che potevano. Ho detto Chris and Chris, l'ho bloccate dicendogli: chi è Chris e chi di voi è Chris, chi è l'altra Chris? Sono rimaste un attimo così stupiditamente un po' abbagliate. Gli ho detto: lei viene da Toronto, Toronto Canada? Mi ha detto: Toronto Toronto o Toronto Toronto Toronto? Questa è rimasta un po' sconvolta, non ho capito un cazzo. Si è bloccato, ho detto: posso invitarla in campeggio a farle vedere come monta una canadese? L'ha capita dopo sei mesi, però era abbastanza divertente per una di Toronto. E vabbè, e quindi insomma sono divertenti. La Stefanenko, fantastica, meravigliosa, simpaticissima, una ragazza meravigliosa, è arrivata, ha detto: cazzo, dal vivo, da lontano siamo tutte belle. Poi dal vivo, guarda te, la guardavo e dicevo: un cesso, ragazzi, incredibile, impressionante. Un occhio solo, polifemo, una cazzo, capito? L'ombelico, ciao l'ombelico, era l'ombelico, ciao l'ombelico qua. Non volevo abbassare lo sguardo perché mi scocciava dargli del tu così, e parlavo, sentivo anche un po'. E quindi ero sotto una tetta, nevicava sopra, mi sono accorto. Ho detto: lei non ha il punto G, ha tutto l'alfabeto, cazzo, era sconcertante. Ho detto: cosa si prova a essere in Russia tutti i figli di, essere in Russia tutti i figli di Putin? Si è incazzata, dopo con calma. Però sono divertenti, ho trovato delle cose fantastiche, alcune sono divertenti, non so, ho trovato, le italiane sono un po' più suonate, però non so, alcune sono fantastiche, tipo, non so, Sara Ricci, non sapevo neanche chi fosse, l'ho tenuta 3 ore ferma lì, la guardavo, lei mi guardava e da un po' gli ho detto: così, può alzarsi, che arriva una che si chiama Sara Ricci, dovrebbe... Mentre sono io, gli ho detto: ah, cazzo, è prima volta, perché una è più meno famosa di me, dica lei a me, me lo darebbe? Dico di sì, va, fanculo, abbiamo finito il problema. Mi guarda e gli dico: senta, ma lei fa le SOP? Mi ha detto sì, gli ho detto: me ne farebbe una? E lei si è incazzata subito e ha capito che prendeva una brutta aria. Ho detto: lei fa vivere? Mi ha detto sì. Come mai ogni volta che passo davanti al suo camerino sento il produttore che urla e dice: mi fai morire, però insomma non si capiva bene andata. Però era tutto abbastanza sotto controllo e molto divertente, anche una volta, lo dico perché sono delle cose strane, abbiamo fatto anche altro, se no sembra che ce l'abbiamo solo con le ragazze, che non è vero, abbiamo fatto i calciatori, sono divertenti, i calciatori sono come le veline, uguali identici, senza tette, uguali, non ti sbagli, vanno nelle solite discoteche, c'è un solito commercialista, si accoppiano con le veline, faranno questi figli straordinari, tipo saranno ragazze molto belle che palleggiano sui cubi, chissà che cazzo, lo fanno da grandi, però insomma straordinario, è tutto molto divertente, carino, belle, sono arrivate, ho beccato Bergomi che ha questi cespuglioni terrificanti, non ce la va più. Di botto ha passato come mia suocera col napalm, si fa ogni tanto si fa la ceretta col napalm, viene un vietnamita, mia suocera ogni 3 giorni, perché mia suocera si accoppia con i cinghiali sul passo della Cisa, vicino al bracco, è fortissima. E la cosa bella è, insomma, divertente, lui gli dico: senta, non ce l'ha più i cosi, li metto sopracciglia, ho detto: ah, scusi, pensavo fosse la frangetta, è sempre incazzato subito. Totti fantastico, non so, l'unica domanda che gli ho fatto, ho detto: Totti, senta, davvero che la prima volta che gli hanno regalato un libro, lei l'ha aperto, l'ha buttato in terra, ha detto: è bello ma rimbalza male, è rimasto un po'. Era più o meno vero, ho trovato Ciccio, quello che giocava alla Roma, come si chiama? Graziani? Come si chiama quello che andava con la figlia del presidente della Roma? Scusate, a Cordova, ho capito che devo dire Bordo, dicevo che cazzo era, forse sono io che sono completamente scemo, no, Ciccio Cordova, sta fantastico, meraviglioso Ciccio Cordova, io ho detto: senta, ma ho scoperto che oltre ad andare con la... quella lì che andava con quelle che faceva le opere, insomma, che cazzo si chiama, la figlia del presidente, gli è scappato dentro mentre parlava che è andato anche con la Laurito. Panico, gli ho detto: scusi, non ho capito, anche la Laurito. Mi ha detto sì, gli ho detto: ma tutti i calciatori van con le veline, lei proprio col Gabibbo, cazzo, la andare. E quindi e lui è rimasto. Saluto anche la Laurito, così, salve Laurito. Così, dopo che andrà in onda questa cosa staremo sul cazzo a tutti, quindi bene, così. Non se ne parla più, però insomma ho trovato, non dico i politici che sono divertenti, ho beccato anche, non so, ho beccato Cacciari, gli ho detto: si dice sempre prenderla con filosofia, lei con filosofia l'ha mai presa, lui gli è piaciuto, si è divertito, ho trovato delle cose strane, ho beccato, non so, Bertinotti, un giorno gli ho chiesto, gli ho detto: senta, ma in questo momento politico così straordinario dove Fassino si dichiara anticomunista, Fini si dichiara antifascista, gli ho detto: scusi, ma l'unico che rimane coerente è D'Alema, che rimane antipatico, lui mi ha detto sì, e...
l'ultima la dico perché siamo in un porto di mare, vedo che meno male che commenterà le gare sportive di vela, così invece che così riusciremo a sentir dire D'Alema che dice cazzate la randa invece che cazzate basta. Quindi però insomma non so se si è incazzato, però lo dico perché io poi faccio non faccio cabaret politico, mi va bene tutto, io sono, vengo da una famiglia operaia di sinistra, vuol dire che sono comunista, ma così comunista che quando ero bambino cercavo di mangiarmi da solo, questa è la forma principale, quindi è l'unica cosa che mi tiene un po' così, però dopo queste cazzate quindi facciamo un po' fatica. Voi, tra l'altro avete capito che non suono, no? Cioè io ho la chitarra perché mi appoggio, non l'ho trovata di là, ma non so che cazzo fare, quindi la tengo, ma di solito porto l'arpa, ma quando mi siedo me la do sulle balle, quindi preferisco, non vi dico le armoniche, quindi la... Cioè, questa cosa, io insomma, dico queste cose sono strane, sono le cose delle interviste stupide. Io un giorno ho beccato Asia Argento, molto simpatica, carina, divertente, anche lei non capisce una mazza, è molto simpatica, e, divertente, è arrivata, andavamo a vedere su internet quanto sbigliettava un suo film. Allora, siccome non era molto così, lei all'inizio faceva la spiritosa, la simpatica, una che cerca di stupire, no? Cerca di dire le cose, sì, delle battute, cerca di superare me che ho fatto 30 anni di bar, fuori da un bar seduto, quindi ci mancherebbe altro, che ci ammazzano. E, cioè eravamo adesso molto molto simili a noi, adesso vi racconto anche le cose mie, ma la cosa divertente è che becco dico, senta, ma Asia Argento, visto i suoi risultati nei film, ho detto scusi, ma non so, il suo padre ne sente a stare dietro la macchina da presa, sua madre ne sente a stare davanti alla macchina da presa, ma uno zio che la teneva larga di sta cazzo di macchina da presa, ha sfrizzolato un po', si è imbestialita. Ora, per cercare di stupirmi, Asia Argento a me mi dice così, per cercare, mi dice, mi guarda, mi dice, c'ho un piercing sulla passera. E detto, io ho un mio amico che ha una calamita sul pisello, se vuole il telefono, mi mette d'accordo, cioè, non so cosa dirle, cioè, non è un problema mio. Lei è rimasta un po' così, no, lo dico perché. No, tentava di stupire, è molto simpatica, insomma, gli ho detto, va bene, insomma, gli ho detto, poi lei mi dice, ciò sotto, sono lì, sono preso sotto la passera, ho detto, ciò sotto l'ombelico, ci ho tatuato un angelo custode. E ho guardato, ho detto, non le bastava un normale antifurto come gli altri. Ha visto che marcava male, ho provato a tirargli un ultimo fischione, che era quello, gli ho detto, si è incazzato quando gli ho detto, senta, Asia Argento, figlia di Dario Argento, ma scusi, ma la prima volta che gli sono venute le mestruazioni, si è spaventato o ha pensato allo scherzo di suo padre? Cioè, questa domanda, dai. Ora, c'è una cosa politica che devo dire, ma questa sarà tagliata immediatamente, perché io sono riuscito a beccare una volta dal vivo, e ve la levo così, vado avanti, ho beccato dal vivo una volta, sono riuscito a beccare la Estrada. E qua mettete un tappo sulla telecamera, staccate il cavo dell'audio. La Estrada va col fratello del Grande Fratello. Cioè, uno fa le cazzate e l'altro patteggia, no? Non so come spiegarlo. Cioè, uno va forte e i punti li fa levare a quell'altro, la patente, capito? Cioè, lo tiene così, lo tiene se gli serve qualcosa, un rene, qualcosa, una... come una sacca d'organi che è compatibile. Capelli, tutte quelle cose, poi li porta via tutto, quello che lo tiene lì, può venire buono da un momento all'altro, no, fermo, dico c'ho ancora da finire di pagare la casa, vaffanculo, stai zitto. Allora, però alle strade è molto carina, l'ho conosciuta, simpatica, bella, carina, divertente, all'inizio non capivo se andava col fratello, col nipote, con quell'altro, gli ho detto, venuto in Italia per farsi una famiglia, mi ha detto sì, gli ho detto, ci è riuscito, le manca qualcuno, lì si è un po' incazzata, ma poco. E siccome lei adesso vive in questo mondo fantastico, carino, andando col fratello, una famiglia importante, eccetera, quando fa le copertine, cioè gli fa la copertina, gli fanno, impaginano proprio la copertina, comprano il giornale, tutto il giornale, rotative, tutto, e gli fanno la copertina apposta, fanno una fiction per strada, cammina, e gli fanno anche per strada, gli fanno le facciate, e vive in questo mondo un po' strano e fantastico, così. E la cosa divertente è che lei, insomma, io ho fatto le domande, gli ho detto, senta, io so che lei ha letto 47 scenografie per fiction televisive, ma non ne ha scelto neanche una. Lei mi ha detto, certo, gli ho detto, posso dirle una cosa a nome di tutti gli italiani? Grazie, gli ho detto, grazie, ma anche lei. Lei ha capito che c'era qualcosa che non quadrava, è rimasta un po' così, poi c'è molto, gli ho detto, senta, ma... so che vuole sfondare anche in America. E lei mi ha detto sì. Gli ho detto, ma perché? Anche Bush ha un fratello scemo. E... basta. Basta così. Vale, sì. Ora vedo che tanto nessuno sale e farò questi 40 pezzi di cucina in greco. Porca zio. Ora adesso io ve l'ho detto, può arrivare una, facciamo qualcosa, non mi interessa. Okay, bene. Andiamo avanti. Io vorrei fare questa cosa qua dedicando anche un po' la qua. Intanto ringraziamo veramente tutto, Portoferraio che ci ha dato l'ospitalità, ci ha fatto ormeggiare qua in camerino, ci è andato su con un gozzo. E la cosa strana è questa, io voglio dire questo. Vengo da una città, io ho visto Portoferraio prima, quindi posto turistico, carino, bello, così, arriva da Piombino fa cagare. E no, fermi poveracci, no, fermi, no, come bravo, no, adesso no,
Perché ce l'avete con Piombino? No! Ma poveracci, sono messi lì che... Piombino assomiglia un po' dove abito io. No, per dirvi le cazzo. Cioè, ci sono dei posti un po' sfigati, no? Io vengo a una città che fa cagare, una città che si chiama La Spezia. Spezia da noi è tutto spezia, cioè non c'è niente. Oggi che poi mi manacqua così, tutto buio. Cioè, questo posto a confronto sembra Las Vegas, vi posso assicurare. Spezia è tutto spento, tutto chiuso, non c'è niente. Da noi i bar chiudono alle 6 e un quarto, 7 meno 5. Una volta un bar ha chiuso alle 8 meno un quarto. Mi ricordo che io giravo per il bar, stappavo bottiglie e urlavo: buon anno. Fantastico. E la cosa strana, cioè lo dico perché Spezia è l'unico locale aperto di notte, l'unica luce accesa di notte, l'unico bar aperto, l'unica luce di notte accesa, l'unico posto dove possiamo andare con altri a sparare cazzate, l'unico locale aperto di notte, di no? L'unica cosa aperta di notte a Spezia è il bancomat. Stiamo giù dentro il bancomat. Uno porta le sedie, uno porta il flipper, te lo giuro, stiamo aprendo il bancomat. Mia mamma dice non ci andare, girano un sacco di soldi, non ci andare. Siamo lì e si cazzeggia, ragazzi, si cazzeggia, si parla di queste cose di cui si parla, non si vede mai niente, no? Così i ragazzotti al bar che parlano, cazzeggiano tutta la sera, su quelle cose di cui si parla, non si vede mai niente, no? Questi argomenti notturni, no? Cose di cui si parla, non si vede mai niente, notate intere parlano solo l'UFO, lo Yeti, la gnocca, queste cose straordinarie dove uno riesce, capito? Dove dice che uno forse ha sentito dire una volta che l'ha letto su un giornale, tipo Focus, che ha visto una cosa, che uno dice che c'era un suo amico che è andato in Tibet, che uno gli ha raccontato che ne ha visto una. Che uno dice che forse l'ha toccata, poi gli è sparito il braccio, è morto. Queste cose qua. Allora la gnocca, questa cosa strana che ogni tanto a terra, sulla terra passano ogni 2000 anni. E questa estranea si parla di queste ragazze qua. Perché è una cosa che ci accomuna noi di La Spezia, voi di dell'Elba, eccetera, parte il mare, le cazzate, ma è l'innamoramento. Sull'innamoramento siamo d'accordo. È una cosa chimica, va al cervello, indipendentemente dalla politica, dall'età. Cioè uno quando si innamora straparla, rincoglionisce completamente. Lo dico perché, insomma, provare perché... Ora, l'innamoramento... Cioè, se uno vuol provare, io... Pagando. Ora, l'innamoramento è straordinario. Cazzo, perché non potevo portarmi in mando una cosa più corta? Beh. L'amore è fantastico. L'amore è una cosa che ti prende veramente... Intanto noi abbiamo bisogno di cose straordinarie, no? Per la preda. Cioè, ora, non siamo come i calciatori che si buttano dentro una discoteca, li abbranchiano così come veramente i coriandoli a Viareggio. Non è così. Cioè come il calciatore entra nell'arena, come veramente un gladiatore, noi siamo messi un po' più sfigatelli e abbiamo a disposizione meno possibilità. Cioè noi andiamo in un locale, ci si riconosce subito tra di noi, perché gli altri stanno lì, ballano, cazzeggiano, fronte a bere, noi siamo fermi sul divano così immobili, perché abbiamo solo una possibilità, quindi guardiamo come nella savana e dobbiamo individuare in mezzo al gruppo l'ognù malato. Fermi! No, non è uno scherzo, cioè, se ti metti lì, cioè, l'antilope zoppa del gruppo. Devi trovare la ragazza zoppa, quella non zoppa, cioè quella depressa, no? Quella che sta male, c'ha l'ansia, Tavor, Lexotan, quella che il fidanzato l'ha lasciato, il suo l'ha buttato fuori di casa, l'ha licenziata, sbaglia le targhe alterne, non capisce una mazza. La ceretta ormai è inutile dopo 20 minuti, quindi questa che ha questa cosa. E sbalzi al volo su questa e vabbè, poi se ne accorge dopo 20 minuti, ma ormai è tardi, io in 8 minuti mi accoppio e lavo la macchina, quindi allora, questa è un po' la fase da Brughera a Savana. Ora succede questo, ti innamori e quando ti innamori partono cose chimiche nel cervello, uno straparla, la desinenza è sempre ucci, amorucci, tesorucci, cosa hai fatto giucci, mi dà un pacchettuccio di sigarettucci, sei un idiota, lei uguale e questo è ancora peggio. Infatti mi cuccio di mandare in qualche... Cioè, è una cosa... Ti fai queste cose qua dove in realtà non senti più... Cioè, arriva il vigile, ti fa la multa e ti dice scusucci, vigilucci, che cazzo, ti guarda male, cominciano a capire che c'è qualcosa nell'aria che non quadra. Non senti più i sapori, gli odori. Cammini, è sempre primavera, odore del grano, il glicine. Cammini per strada anche d'inverno, quando sempre il grano, il glicine. E cammini per strada, pesti una merda, ridi, questa... Che cazzarola, ridi, vaffanculo. E questa è un po'... È per quello che gli amici, all'inizio quando ti fidanzi, gli amici ti mandano sempre da solo con la fidanzata in macchina, puttani. Allora, stanno lì delle ore e quindi regalano la foresta da Bermagic e sei lì e cazzeggi e nasce questa storia straordinaria. Quando sei innamorato dice le cazzate terrificanti, dice le cazzate talmente grosse che basta che uno dei due registra l'altro, uno è ricattabile tutta la vita. Cioè ti pensa quando, cioè c'è gente che vede negli occhi dell'altra cosa che neanche un oculista che si fa gli acci di cazzo riesce a vedere. Lo dico perché elabori, cioè sbagli quando sei innamorato, il cervello si lessa. È come quando, lo dico perché adesso arrivo alla definizione di innamoramento, ecco, te entra in macchina, lei ragiona come quando, esempio, alle medie, entra la prof di matematica, dice oggi saggio, ma fanculo, morisci prof, voodoo, righi la macchina, fanculo, niente,
Cioè, la prof entra e fa in una... Intanto vorrei ringraziare lo scenografo per questa cosa straordinaria. Cioè, sembra... No, lo dico perché... No, è stata un'elaborazione... È svuotare il pieno. Rappresenta, mi dice, il tuo io interiore, che è questo, anche un sacco di altra roba, ma è questo. Ora, cioè, entra la prof alle medie, Saggio, una lavagnata enorme come quella a fare lì, una lavagnata terrificante. E inizia e dice, Saggio, algebra, ma culo, uno sviene, quattro cose, come se lo può mannare, ora, atterrà un UFO, proprio niente, vaffanculo. E inizia la prof, e scrive, parentesi, quadra, tonda, lascio in cima, parentesi, quadra, tonda, graffa, apre, uguale, più A meno B che moltiplica più o meno radice di più, mi sono cazzato meno 2 meno frato A, una cagata infinita, va avanti, non finisce più, va con un quarto d'ora ogni volta che ogni centimetro ti senti morire, bastarda prof, morisci, chiude in fondo, chiude parentesi, quadra, tonda, uguale 2, cioè una cagata infinita uguale 2, cazzo, potevi scrivere prof 1 più 1 uguale 2, vaffanculo, andiamo al mare, facciamo il bagno, ci mette a 7 ore per fare sta cazzata e non si vede niente, no, lo dico, ragazzi, non serve a niente, non è che vai a dire mi fa 20 euro di benzina, ti fa fare tutto sto casino, gli dai 20 euro, basta, capito, la macchinetta, cioè non devono fare sta cosa qua, è un po', queste cose sono imbarazzate. Allora io cosa facevo, andavo dal banco della più brava, prendevo il risultato, 2, copiavo 2 esattamente dal primo passaggio, 2, uguale 2, quindi lo portavo senza far passaggi, subito al primo coso, tutti dicevano 40 fogli, sempre più corto, sempre più corto, uguale 2, alla prima, uguale 2, arrivava la prof, la prof diceva, bravo Vergassola, da dove sei passato per arrivare fino a qua? Dicevo, dal banco di quella là, ha fatto, questa è una cazzata, non perdiamo di vista, ora, perché funziona così, quando te sei innamorato vai con una macchina, lei elabora dei concetti così, per dire una cagata, fa tutto, elabora questo casino, e ti dà delle cose che non capisci da dove è passata. Questa è la cosa. Te sei in macchina con una, 3 ore, stai lì, parli, cose, niente, nella cassetta, cosa, beh, stai lì, cominci, ma... E questa ti dice una cosa così. Cioè, invece che dirti con te ci sto bene, punto, e poi si limona, no. Questa di qua dice con te, ti dice, non so, te sei brutto, ma con uno bello non ci andrei mai. Ma che cazzo non la vuol dire? Da dove è passata? Sali già lì col cricucci per la giornata stucci, dice, ma forse stai elaborando un concetto, vaffanculo, forse viene due, gli dice, questo non capisce niente. Cioè, questa dice, non so, te sei basso, ma con uno alto non ci andrei mai. A me, cazzo, sono talmente basso che quando entro nel mio bar i miei amici mi dicono tutti mezza sega, io rispondo, finiscimela, questo è il trucco vergognoso che abbiamo sempre sotto il 1,70 m, sento che ci siamo. Quindi è un po' l'idea così. Sono portavo, c'ho ste luci qua, sono proprio portavo la Nivea, cazzo, c'ho anche le... C'ho anche la canottiera di lana dual blu, cioè è uscito come un porco, però è uguale. Adesso tiro una fiondata, spacco. Ora, no, ringrazio il tecnico di questa sauna, la famosa sauna di Isola d'Elba, e sempre col microfono con il morbo di Parkinson. Insomma, è un po' l'idea questa qua. Quindi sei in macchina, dici queste cazzate, sei in macchina, elabori i concetti, stai lì, parli, straparli, fai le cazzate, sei in macchina, questa ragazza elabora questi concetti, alla fine... So, alla fine ti pigliamo per il culo, questo traduco e stringo, quindi io inizierei con la prima delle canzoni che faremo, delle 45 canzoni, devo ancora iniziare, abbiamo fatto 40 minuti, e facciamo una canzone, abbiamo finito, andiamo tutti al mare, e vince che gli viene la congestione, ora, perché mia mamma mi portava al mare e mi diceva, se fai il bagno muori, questa è la cosa per me, mia mamma andava a servizio da avvocati a Porto Venere, siccome Porina non poteva guardarmi, mi mandava al mare e diceva, non ti preoccupare, fai il bagno, però se fai il bagno muori, così, questa è la... Per farmi paura, mi diceva, ti metti di vino la congiustione, vedevo questi bimbi, un polpo gigante congiustione, cioè, era un po' corre de mamma, un po' allora, insomma, io ho fatto un pezzo e siccome siamo qui anche per cantare, avrete capito che sono qui con, che non è un portachiavi, e vorrei fare il proprio pezzo, siccome voi siete tutti qui, anche perché in realtà conoscete i miei pezzi a memoria, con questo entusiasmo molto ferraiesco, come si dice nel... E vorrei fare questo pezzo dove tutti insieme, io adesso facciamo così, io parto con la prima canzone, come nei grandi concerti, Vasco Rossi, Baglioni, queste cose qua, io parto, voi capite qual è la canzone, io non canto e cantate voi la prima strofa e facciamo un unplugged prima di una ripresa televisiva che ho capito che il tecnico finge di riprendere, ma in realtà c'è una cassetta porno che riguarda il bastardo facendo finta di... Quindi, con questa 6.000 gradi dentro questo alto forno, se il tecnico luce mi abbassa la luce per favore, se no muoio, mi viene la congestione. Se la bassi, basta così, non vedo più una mazza, mi sembra essere Stevie Wonder, basta. Quindi, ci vuole la chitarra Braille. Allora, e se mi dai una luce colorata rossa, io parto e faccio il primo pezzo che parto. Una luce sola, una colorata rossa, come cazzo è? Questa qua, blu. Questa qua.
Rossa questa va benissimo, vaffanculo. No, scusate, c'ho il tecnico tossico, lo sapete che nei teatri funziona così. No, adesso non è, voglio dire, guarda, fate gli applausi, ci sta. Ogni tre normali me ne danno uno così, si chiama inserimento, e io sono un cabarettista di sostegno. Però, cazzo, il primo tecnico luce daltonico che mi danno, vaffanculo, proprio qua. Che così con la luce blu siamo una squadra di Viagra da lontano. Sapete che hanno fatto il Viagra Light per le pippe, sì. Non mi dà la luce ambra che arriva a buon compagno e trova anche la lampadina, mi raccomando, io vorrei iniziare lo spettacolo. C'ho un caldo che schioppa. Oh, proviamoci. Allora, nessuna che si offre volontà, niente. No, bene, andiamo avanti. E io parto con la canzone, voi capite qual è, cantate voi allegramente la prima e poi vengo dietro. Con questo entusiasmo sempre. Facile? Facile, facile. Vabbè, canto io, canto. Ma ricordo bene anche io, ma sì. Sì, lo so che ti sei sposata soltanto dopo un anno che ti eri fidanzata. Certo che lo ricordo, specialmente io. Ti sei sposata con un altro, il fidanzato ero io. No, che non ricomincio, non sono mica geloso. Ti auguro un gran bene a te, quel bastardo del tuo sposo. Mi dicevi che non ti piacevano gli uomini alti, robusti e pelosi, quelli che sembrano armadi a sei ante, pieni di muscoli, violenti e rosi. Mi dicevi che ti piacevano solo i ragazzi tranquilli e mansueti. Poi mi scappi di casa col primo che passa, a me mi sembrano ieti. No, che non ricomincio, non sono mica geloso. Ti auguro un gran bene a te, quel bastardo del tuo sposo. Dai che sto bene, sarò solo un po' stanco. Mi sono iscritta a dei corsi di yoga, ceramica e tango. Il casino la sera, torno a casa, mi metto a letto, ti penso, poi piango. Scusate, mi sono spaventato, cioè. Non ce l'ha più luce. Quindi vorrei fare questo pezzo qua. Questo era il più allegro che c'avevo, l'ho fatto subito. Perché ho detto è inutile che poi li faccio star lì. Adesso poi c'ho 200 diapositivi anche di quando mia suocera ha imparato a sciare e li vorrei farvele vedere. Quindi quando ho messo a posto il garage, com'era prima, com'era dopo. Questo è bello da vedere. Però a parte scherzi, vorrei questo punto, no, uno shake. Vorrei veramente tutti in piedi, dai, spostiamo la sedia e balliamo tutti assieme qua davanti. Così, con questo entusiasmo toscano, molto forte, molto... Così, che tanto non si vede una mazza, quindi cioè, capiranno che sono le risate finte e poi andiamo avanti. Ora le facciamo aggiungere. Io vorrei fare uno shake dedicato all'armonizzatore. Vi spiego cos'è l'armonizzatore. Io in situazioni come queste trovo una carina, simpatica, si parla, si ride, si scherza, poi si va a mangiare una pizza, poi si parla, si ride, si scherza. Io prendo le pizze al Malox, non ce la faccio più, forse mangio queste cazzo di pizze. E si va avanti e si parla, si ride, e si entra in confidenza. Io sono una specie di acceleratore di confidenza. Io sono uno che riesce a parlare con una un quarto d'ora, è come se la conoscessi da 10 anni, impressionante. Ci sono donne che dopo 8 minuti mi chiedono gli alimenti, non riesco a capire come cazzo la funziona, è strano. Mi raccontano tutti i fatti loro, mi raccontano tutti i fatti miei, loro mi raccontano i fatti loro, se lì si parla, mi dice con te ci sto bene, con te ci parlo bene, non sei come il mio ex, lo andavo prima, 7 anni, un orco, un porco, riesco a dirti tutto, non so come mai. Allora entro in confidenza totale, lei mi racconta le sue cose molto private, io comincio a raccontare le mie molto private, lei delle mie ride sempre, pensa sempre che dico battute, questo mi fa un po' incazzare. Ogni volta che entro in una situazione un po' seria, dico delle cose molto serie, questa ride come una deficiente, ride, fingo che faccia finta di, però ride, perché pensa che dico sempre battute, che sono cose vere, serie, personali, se entra l'argomento prima volta, imbarazzante per tutti, ci mancherebbe altro. Io dico che la prima volta sono stato con una ragazza, questa ragazza è rimasta incinta, con la ragazza incinta sono andati dal padre, il padre all'inizio era contrario all'aborto, poi mi ha visto, è diventato favorevole, però e lei ride così, non c'ho cazzo a ridere, ma ride così. Ora, e gli dico no, cioè, lei mi racconta la prima volta, gli dico insomma la prima volta l'ho detto imbarazzante, chiaramente mi ricordo la prima volta che mi sono spogliato nudo di fronte a una, lei mi ha guardato, mi ha detto cos'è una caccia al tesoro, quindi sono cose che lasciano un po' il segno. Se lei si parla si scherza, però questa ragazza ti dà il numero di telefono, panico, numero di telefono, poi dovreste ripassare una volta, richiamarla, come va, come non va, piripim, parapam, piripim, e poi portarla con la macchina in questi posti che vedete all'inizio. Quando sei innamorato pensi a questi posti sperduti, isolati, sui monti, grilli, le stelle, la luna, no? Pensi sempre alle cose disneyane, pensi a Bambi che si accoppia con Dumbo, cosa ne so, sperando che Dumbo non stia sopra, povero Bambi, ma...
succede questo, questa ragazza la prendi, la conosci, li parli, li scherzi, e però inizi queste tecniche amorose che mi ho detto prima, con lo gnu, le cosate, la leghi, intanto la porti sulla macchina, così, no. E insomma, sono consenziente, poi lo sarà, e quindi diventa... Provi a puntargli, non so, queste cose meravigliose, cioè, fai una carta di credito, una pistola alla tempia, qualcosa succede. E mentre sei lì, questa ragazza aiuta molto il posto, aiuta molto la situazione, il microclima, aiuta tutte queste cazzate qua. E finché sei, vabbè, sei qua, è fantastico. Trovi una, porti a mangiare una pizza, la porti in macchina, dove vai, vai? Mare, stelle, luna, certo, cioè, e ci siamo, va benissimo, va benissimo. Cioè, il problema è che senza niente levare, non so, io magari mi trovo molto tempo a Milano, becco una, la porto, cioè, trovi questi posti sempre meravigliosi, queste cose fantastiche, cerchi questi posti con veramente i grilli, le stelle, la luna, l'arcobaleno, cioè, becchi una a Milano, va benissimo, la porti a mangiare una pizza, la porti in macchina, 40 minuti, cazzo, sei sempre in tangenziale. Ora, vale, cerchi con l'occhio dei posti carini, ma non trovi una mazza. Sono sempre queste piazzole di emergenza, sporche, brutte, terrificanti, cose che io allora 3 giorni prima per fare un sopralluogo da solo vado lì, monto la tenda e mi metto lì, pulisco tutto, rastrello tutto, taglio l'erba, poto le siepi, faccio un mini topolino, leggo gli scoiattoli vivi e i rami che sbattono, metto qualche libro, filo di fusione, lavo le macchine di quelli che trombano, che non muovono, dicono che cazzo vuoi, quindi rimetto questo posto un po' all'onore del mondo, rimetto lì, metto anche su 2 piastrelle, faccio un po' di cose, metto un po' queste cose qua normali, c'è il mondo, sta ragazza la porto in questo posto, rimesso un po' all'onore del mondo, sta ragazza mi dice: io con te ci parlo bene, io con te ci sto bene, non sei come il mio ex, ci andavo prima, 7 anni, un'ora con porco, bam, 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 bam. A un certo punto sta ragazza si irrigidisce perché dietro di noi vede arrivare una macchina che spengono le luci, mettono tutti i giornali contro i finestrini. C'è il mondo, arriva un'altra macchina, spengono le luci, tutti i giornali contro i finestrini. Oltre ci eravamo circondati da 10-15 macchine, tutte queste cazzarole, i giornali contro i finestrini. Questa ragazza impaurita mi guarda e mi dice: cosa fanno? E gli dico: leggono, non so che cazzo dico, leggono. Non so come spiegare. Intanto ci sono queste macchine, entrano in centrifuga tutte queste macchine, macchie di leopardo, cominciano a ballare tutte, non so cosa dirgli. Gli dico che dentro c'è una lavatrice, lei non ci crede, insomma, riporto via. La sera dopo ci riprovo, la riporto in questi posti sperduti, lei comincia a dirmi: con te ci sto bene, con te ci parlo bene. Entriamo nel tunnel della macchina del suo migliore amico, dove si parla, non si tromba più. Nelle altre macchine lui che trombano, scendono, fanno la ola, tutto insieme, scambio di coppie, ti fa la pipì sulla macchina, noi zitti fermi in macchina, lei mi racconta quello che ha provato la notte dell'esame in quinta elementare, mi racconta queste cose. Io faccio una cosa che non va fatta, lo dico, perché intanto io faccio una specie di cabaret che si chiama cabaret di analisi transazionale. Ho scoperto questo, che invece che andare da un analista, raccontare i cazzi miei e pagare, vado in giro, racconto i cazzi miei e mi pagano a me. Questa cosa è straordinaria. Io quindi ringrazio tutti i depressi qua dell'arcipelago toscano, ma dico perché, cioè, in questa macchina dalle altre parti fanno di tutto, noi questa macchina ferma così, lei mi dice: con te ci parlo bene. Io faccio una cosa vergognosa, lo dico, per, cioè, io scivolo dentro la macchina, mi attacco alla maniglia, do 2 colpi anche alla macchina. Gli amici del bar da lontano fanno monitoraggio, allora do 2 colpetti anch'io che non si capisce, il vecchio porco mi ha capito, quindi insomma finché ci sarà una serata tristissima, lo dico subito, pioggerellina, nebbiolina e così un po' questa brizzita strana, ti arrivi, queste questa ragazza è un po' incazzata quando torni in macchina, gocciola la cassetta dell'auto reverse, mi rovina i tappetini che ho io, quelli blu pelosi, grande puffo. Sono quelli, non so, quelli quando parli delle chiavi ci vuole dire spugliatore nella macchina, queste cazzate qua. Cioè, entri qua, tutte queste macchine che trombano piano piano, piano piano. Cioè, sono quelle che praticamente te, non so, te sei lì e mentre sei lì ti parli con questa, dalla macchina a fianco va giù un giornale, ci vedi una che c'è andata via 4 anni fa, che una che non te l'ha mai data, adesso è con 6 macchine, ha comprato anche la multipla bastarda. Però mentre questa dice, non so, io con la tua, quella che è in macchina con te, tra l'altro ti dice: io con te ci parlo bene, con te ci sto bene, con te, entri nel tunnel della macchina del suo migliore amico, dove si parla, non si tromba più. Nelle altre macchine tutti che trombano, scendono, fa la ola, tutti assieme allo spiazzo, perché sei questa cosa vergognosa dove lei, te devi fare così. Questa ragazza ti guarda un quarto d'ora, ti guarda negli occhi, a un certo punto ti dirà: ti voglio talmente bene. E lì è finita, dovete prenderla, buttarla giù dalla macchina, passare sopra con la macchina 4 o 5 volte, perché il finale è sempre: ti voglio talmente bene che non mi metto con te, perché sennò poi facciamo l'amore, poi mi innamoro, poi se te mi lasci io soffro troppo, vaffanculo. Quindi prima si tromba, poi si parla, questa è la cosa da fare anche qui nel nostro posto, nel teatro di buona parte, perché ci siamo. Ora, io a questo punto ho fatto uno shake dedicato a queste canzoni qua, questa ragazza sparisce dalla tua vita, 15 giorni, la rincontri abbronzata, felice e rilassata. Dice: guarda, scusa, non sono riuscito a avvisarti prima, te l'ho fatto al mio ex, mi ha invitato a fare 15 giorni con il mio Piombino, non ci volevo andare. 15 giorni in albergo a Piombino, come va? Cosa avrei fatto a Piombino 15 giorni? Mi dice: io non so come te, sono rimasto 15 giorni chiuso in camera, 15 giorni, non è come te, è un'ora con porco, non si parlava mai, solo trombare. Invece io con te ci parlo bene, con te ci sto bene, vaffanculo. Quindi questa è la canzone degli armonizzatori, dove noi ci parliamo mentre gli altri se le trombano, e quindi ancora insieme per questo shake. Quindi vorrei fare questo pezzo, una canzone che ha un messaggio criptato, lo dico per le più intelligenti del luogo,
capiranno un messaggio criptato che poi fuori ci incontreremo un attimo e per parlare di questa cosa qua. E a parte che sto sudando, ormai sudo, e c'è un coso, c'è un bambino palestinese che ti ha una fiondata, non c'è nessuno. No, ma non ho detto basta, solo tieni così un attimo. E se no si può. E quindi sto facendo anche un catetere, non so cosa fare adesso. Prendo con questo shake, lo dico perché tra l'altro quando vedo luci che si abbassano, io mi vergogno, io sono un po' ipocondriaco, scusate, io sono un po' ipocondriaco, ma è la prima volta che mi sono fatto una canna in macchina, me la sono fatta davanti al pronto soccorso, poi c'avevo l'ansia. Ora, no, siccome sento gente, no, qua mi vedo sul palco, c'è tutta la luce davanti, non vedo una mazza, e a un certo punto cosa succede? C'ho sempre paura che mentre canto, c'ho paura che si abbassano le luci, si alzano tutti e van via tutti, al buio rimango qua come un coglione, non me ne accorgo, fuori mi pigliano per il culo, metto un mangianastro con delle risate, visto 4 ore, dicono guarda, conosciamo di Spezia, che cazzo, hai visto così. E quindi ho fatto questa cosa, sono un po' così. Quindi io con questo pezzo straordinario, uno shake incredibile, tutti in piedi che balliamo con questo entusiasmo molto primaverile. Prendo il ritmo perché non sono proprio negro e tutti insieme. Così, senza spingere, ok. Non è neanche male fare sto lavoro con la chitarra. Quasi quasi domani sera la giro di là. No, scherzo, scherzo, ci sono le corde, zitti. Ci passo invece. Se il tecnico mi dà una luce colorata, gialla, spero, una cosa così. Va bene. Sono felice di questa bastarda. Adesso perché è nipote del sindaco, dovrei rompere i coglioni. E almeno le luci stroboscopiche da shake e insieme queste qua, perfetto, queste talmente veloci che sembrano ferme, va a fare quello. Con gli accendini è stupendo, tanto in televisione non si vede che non ce l'avete, quindi sono simpatico, un gentile romantico, me l'ha detto anche un medico, come me non ce n'è. Ce n'è una che mi dice che con me ci parla chiaro, e da quando mi conosce ha scoperto quel suo uomo grosso maro. Proprio ieri l'ho lasciato, poi mi ha detto sei carino, è scappata con un negro che si fa chiamare Pino. Non me la danno mai, non me la danno mai. Non so se si capisce il messaggio. Scusate, ringrazio il gruppo autistici, ma anche fuori tempo, mi sembra veramente. C'è un caldo da morire, sbaglia lui, mancano due chihuahua che ha rimorso, un gavettone. Sono simpatico. Quel gentile romantico, bastardo, fate apposta. Ha detto anche un medico, faccio cenno con la testa quando andiamo a mangiare. Come me, non ce n'è. Beh, per quei fumogeni. Poi ce li mettiamo dopo, finti, come dire. Ha già finito tutto in camerino. Poi mi cercano le donne per parlare un po' d'amore, come me non c'è nessuno che le mette a nudo il cuore. Ma in un cinema all'aperto che ho scoperto di recente, facciamo un altro ma diceva che ero io più intelligente. Non me la danno mai, non me la danno mai, non me la danno mai. Ringrazio i parenti. Non me la danno mai. Adesso gran finale, tutti insieme, come a Woodstock. Non ho detto l'isola di White, Woodstock, visto? Sono simpatico. Un cervello che bolle, sono in cura da un medico che mi gira le palle. Tutti sfigati del teatro, non me la danno. Ho detto Woodstock con Lourdes, Woodstock! Non me la danno mai, adesso sfumo, vado con l'applauso, non so mai come cazzo ero alla fine. Non me la danno mai. Oh oh, ah, oh oh. Guardate, non è mia, è venuto su un acido. Vabbè. Cioè, questa vi è piaciuta più dell'altra? La rifacciamo 6 o 7 volte, dai, sono simpatico. No, perché uno deve fare le cazzate? Ora io vi dico le stupidaggini a livello di battute. Io a volte dico le stronzate che non mi accorgo della cazzata che dico, così mi pigliano anche per il culo. Questa è la formula.
Succede che una volta ero a casa di questi due gaglioffi, Gino e Michele, questi qua di Smemoranda, Zelig, eccetera. Una sera eravamo a casa mia, c'era una cena, si parlava di quelle cose di cui si parla sempre tra maschi, infatti stavo zitto, parlavano solo loro, io stavo a sentire, si parecchiavo, ci sono queste tecniche amorose, si parla di questi, ci sono quelli che dicono, ci sono quelli che scopano, fumano una sigaretta e poi riscopano, ci sono quelli che scopano, fumano due sigarette e poi riscopano. Ma mi sta interessato, mi ha detto, Dario, te quante sigarette fumi tra una scopata e l'altra? Ci ho pensato, ho detto 6-7 stecche. Allè. E hanno elaborato. Quindi c'è un concetto strano. Sono cazzate fantasie. Io trovo delle cose, io a casa ho trovato le battute migliori che noi cerchiamo di rimuovere, perché in quanto infanzia povera, genitori un po' ignoranti, amorevolmente ignoranti, però noi ci vergogniamo, non vogliamo delle battute. Io voglio dire che mia mamma era straordinaria. Mia mamma diceva delle cazzate fantastiche. Abitava in un paese vicino alla Spezia, Pignone, vicino al Cinque Terre, e un giorno mia mamma è andata a abitare in città. È andata a abitare in città, è salita nella scala sociale. Mia mamma, insomma, da contadina, mia mamma è diventata donna di servizio al volo subito, è salita in questa scala sociale, si è sposata, sono nato io, eccetera. Tutta una serie di storie lunga sto a raccontare. E mia mamma cosa faceva? Siccome mia mamma non si faceva mai fatti suoi, stava a sentire come parlava questa gente, assorbiva dei vocaboli di cui non sapeva assolutamente il significato, li metteva nel suo modo di parlare, dando così origine al famoso slang della casalinga, ovvero gli strafalcioni. Mia mamma sparava delle cazzate talmente grosse che per ripeterle ho dovuto scrivere mia mamma la SIAE, se non potevo neanche più dire. Mia mamma sparava delle cazzate meravigliose. Mia mamma, non so, un giorno io e mio padre ci eravamo a tavola, ci stavamo bisticciando, una cosa banale, stupida, così, una cazzata, e a un certo punto mia mamma ha dato un pugno sul tavolo, ha fatto pa, ha detto basta, quando fate così mi fate venire un orgasmo, ha detto mia mamma al volo subito. Mio papà mi ha guardato, mi ha detto salutala finché ci riconosce, pensavamo un ictus, un embolo, un cactus, come dice mia mamma, un cactus che non sai dove guardare. Io che sono in casa, cioè, ho abbracciato mia mamma che era più bassa di me, anche perché il DNA non è una cazzata a caso. Gli ho detto, mamma, tu sai cosa vuol dire avere un orgasmo? Lei ha capito che è una stronzata, e mi ha detto, no, nei miei tempi quelle malattie lì non c'erano. Ora, davanti a queste cose terribili succede questo, che mia mamma sono delle cose, cioè chi non ha mai avuto, cioè i termini medici, cioè mia mamma è straordinaria sulle cose, cioè chi non ha mai avuto una zia che ha chiesto una pomata per l'IRPEF in farmacia, dai, cioè tutti. Non è cazzo, non è battuta, non è battuta di tutti. Mia mamma sui termini medici è straordinaria. Mia mamma un giorno è andata 2 giorni in ospedale a farsi le analisi. Sono andata a trovarla, gli ho detto, mamma, cosa ti hanno fatto? Lei pacata, serena, mi dice niente, l'euroscopia. Pai, qua al volo. Mi sono immaginato mia mamma sul terrazzo dell'ospedale col culo all'aria, ripresa una parabola che mandava in tutta Europa. Io ho detto, cazzo, l'euroscopia sarà questa. Mia mamma con un cartello in mano così sulla mamma da rivrigarsi in tutte le lingue, come eurotica. E ho scoperto di cose strane di cui si parlava, cose imbarazzanti, cose di cui si parlava. Cioè, mia mamma è affascinata. Mia mamma, vi dico perché, cioè, mia mamma spara cazzate, veramente questa. Le invitano veramente alle riunioni di condominio, gli altri condomini, veramente. Perché mia mamma si siede lì e gli altri la invitano in questi condomini dove lei stira, lava, cosa, tutto, e aspetta che spari la cazzata grossa, capito? Questa, siccome mia mamma guarda la televisione e si confonde e fa dei disastri, tipo mia mamma un giorno, vi ricordate al tempo che c'era Sting? Ricordate l'abbattimento degli alberi in Amazzonia, i problemi inerenti al tribù di Siringheiro, tutte queste cazzate, Sting va a fanculo anche lui, tromba c'era il giorno, va a cagare. E c'era queste cose qua dell'Amazzonia, foresta pluviale, Siringheiro, mia mamma non ha capito una mazza. A un certo punto in questa riunione di condominio, che erano tutti in casa, praticamente tutti sti ricchi che la tenevano a posto, dopo che lavava tutto la facevano anche sedere aspettando che sparasse qualche cazzata, a un certo punto parlavano una finta riunione di condominio, hanno parlato di pluviale, questa non ha capito una mazza, gli si è aperto il pluviale, alza la mano e tutti dicono parla, sta bastarda, parla. E mia mamma contro il mondo, contro Sting, con tutto, diceva fanno bene a buttare giù gli alberi in Amazzonia, panico. E detto così quei drogati di Siringheiro se non sono più devono andare e smettono, dice mia mamma, che dà soluzioni utili, perché mia mamma dice, allora, tutti i drogati sono ai giardini, sì, segate gli alberi, vaffanculo, finito il problema droga. Finito il problema droga, gli levi l'habitat, è uguale. È come il picchio, il merlo, lo pupa, è vero. Mia mamma dice, cazzo, tutti i semafori, sono gli albanesi, levate sti casa i semafori, finito il problema. Te prendi un gommone, 10 semafori, lo bandi a largo, tutti gli albanesi vanno dietro, perché vedono, vanno, seguono. Infatti adesso, da tutte le parti, rotatorie, cazzo, siamo arrivati a mia mamma. Cioè, dando ragione a mia mamma, fa le rotatorie apposta, mia mamma deve fare il sindaco, forse anche qua. Ora, e poi così assumo un altro nipote, che lui non capisce un cazzo. Ora, succede questo, che cioè, nelle situazioni imbarazzanti la cosa è strana. Mia mamma dice cose strane, però a volte sensate. Io ve lo so ricordare una cosa molto seria. Ora, Baghdad, bombardamento. Ora, questa è una cazzata, normalmente ci dimentichiamo che l'altro, il padre di questo, l'altro genio, ha bombardato 15 anni fa, mi sembra, Baghdad. Una cazzata, 80.000 morti, stupidaccia, vabbè, bombarda così. Però l'altra volta, adesso capisci, vedi anche, insomma, qualcuno comprende, ma l'altra volta avevano dato tutto di mano alla CNN e non si vedeva una mazza.
e hanno tenuto tutti così 10 giorni col fiato sospeso, lo scudo, il Patriot, vi ricordate la gittata misteristica, Schwarzkopf, tutte queste cagate qua. Mia mamma, che però donna, aveva fatto la guerra, è diventata anche lei lo Schwarzkopf del condominio, sapeva tutto sulla gittata, la misteristica, sapeva tutto, tutto, sapeva tutto. E vedevi solo queste luci verdi con queste righette che facevano avanti e indietro, non si vedeva una mazza, solo luci verdi. A un certo punto mia mamma si è imbestialita, dopo 2 giorni di bombardamento non succedeva nulla, mia mamma si è incazzata, ha spento la televisione, ha aperto la finestra dove già la domenica mattina cominciava ad arrivare un sacco di gente, si è delicata di mia mamma. E mia mamma contro il mondo, contro tutti, ha urlato, contro gli americani ha urlato, ma si incazzano gli americani. Primo giorno di guerra, 250.000 tonnellate di bombe e un ferito. Secondo giorno di guerra, 950.000 tonnellate di bombe, 2 morti, 1 forse di cuore. Dice, cazzo, ma in Italia basta una bombola del gas, famiglia sterminata. Tirategli le bombole del gas, questa è la sua funzione logica, e c'ha ragione. E c'ha ragione, mia mamma. Cazzarola, c'ha ragione. Questi ci pigliamo per scemi, capito? Ora io lo dico perché prima povertà è strambo, ora lo dico perché no, io spero che voi stiate un po' meglio. Però in casa mia, cioè casa mia, camera mia, era anche cucina, sala, tinello, garage, tutto, no, la racconto come. Ora, camera mia era questa qua, io dividevo camera mia con l'orco, l'orco vero, l'orco, in un angolo c'era un orco, mia nonna. Dividere camera tua con tua nonna è imbarazzante. Intanto c'avevo uno di quei letti dove ti alzare la mattina, vai a fare la pipitore, non c'era più letto, chiudeva mia mamma, chiudeva quelle ribalte, quei libri disegnati finti, per anni ho pensato che i libri fossero così. La prima volta che l'ho trovato un intero, l'ho aperto, ho detto cazzo, l'ho rotto, si sfogliava, l'ho buttato via, come Totti. E allora, io manco imparato a palleggiare, vaffanculo. Vabbè. Cioè, tua nonna, in base a come russa tua nonna, puoi diventare un serial killer. Cunana, bilancia, hanno fatto dei diagrammi, dei grafici, uguale. Questa, c'avevo mia nonna che faceva così, di notte. Speravo solo con la bocca. E poi, ora, vi dico una cosa che rimanga, cioè, il periodo pippe è infinito, no? Farsi le pippe non è già bello, ora non vorrei fare, però già è triste, ma le pippe con tua nonna quando dormi, cioè devi aspettare che, cioè, che c'è tutta una serie di, ci ho messo un o-ring in bocca, ci ho messo cioè, per riuscire a capire, ho provato a farla morire in tutti i modi, non ci riuscivo, ci ho messo anche lo stucco nel naso, niente, cioè le pippe con tua nonna, per tua nonna quando è in sé è normale, non ti puoi fare le pippe perché se ne accorge. Terrificante, gli viene l'aterosclerosi, te le vuol far lei, diventa una fatica, un imbarazzo, una cosa orribile. Non vi dico il periodo pippe tuo in casa, cioè ci avete presente ora, le pippe in silenzio sono terrificanti, se no ti sentono tutti, cioè questa cosa che si apre col cassone, no? Che fa rimbombo, fa cassa armonica, parte la pippa in silenzio, entra in controtempo la rete, rimbomba su questa cosa qua, vibra, iniziano a ballare su queste cazzarole di tutti quei cazzarola di vetro che compra una zia Murano, gli regala tua mamma, ma fanculo anche le zie, tutti questi suonatori di merda che si fanno, quindi diventa un, cioè, come un allarme quando gli fai una pipa e secondo dicono ancora le pipe, quello lì quando suona tutti, è una fatica terrificante. Però lo dico perché un giorno mia nonna, anche lei era grande, un giorno mia nonna pensando di morire si è tirata sul letto e ha urlato, quando muoio fate quello che volete ma non cromatemi, allì. E quindi insomma è un po' anche lei di parte, lo dico perché è un po' di parte, però ci sono queste cose strane, lo dico. Le guerre sono fatte tra poveri, vi dico questa cosa che ci tengo, le guerre tra poveri sono imbarazzanti, non è che ti concentri contro qualcun altro, ci si fa la guerra tra poveri, in queste case popolari, no? Quelle del primo. Allora, una vecchietta all'ultimo piano di sopra ha venduto un rene non compatibile, ha preso anche meno al volo, per comprare una specie di affare al plutonio, per far dispetto a mia mamma che abitava di sotto, una specie di macchinetta dove dentro ci metti, non so, del formaggio grattugiato, cioè già grattugiato, esce fuori un pezzo di forma, al contrario, lo ricompatta. Ricompatta le molecole di parmigiano, lei l'ha subito comprato al volo, mia mamma ci è rimasta male, allora mia mamma ha preso i botti di mio nonno e ha comprato un phon super professionale, 20.000 calorie, 450 velocità, un'arma, Stromboli si chiamava l'arma, un'arma, un phon terribile. C'avevo 12 anni la prima fonata, è partito tutto, si è appiccicato tutto al mattone del bagno, ho detto cazzarola, la pelliccia, invece era partito già tutto. Era uno di quei phon che quando li accendevi andava giù la luce in tutto il condominio. C'era un vecchietto di sotto che urlava, bombardano, bombardano, vecchietto di sotto. Guarda. Il vecchietto di sotto, Ferruccio si chiamava, era un ex partigiano cardiopatico. Non dovevi spaventarlo, sennò. Noi volevamo comprare l'appartamento di sotto quando moriva Ferruccio. Ferruccio non moriva mai.
un aiutino. Accendevo il phone, andavo giù di corsa, davo il calcio alla porta, parlavo in tedesco, facevo il cane lupo che la strellava. No, c'è ancora Ferruccio, c'è ancora. Ferruccio c'è ancora. E vive lotta insieme a noi, ora Ferruccio. Bene, e c'ha più capelli di me, vaffanculo anche a Ferruccio. Ora, ci sono cose, lo dico perché ci sono delle cose particolari imbarazzanti. Io lo dico perché allora, ci diventa, insomma, siamo partiti, non so da che punto eravamo, però siamo partiti più grandi, 30, 35, 40, 45 anni, si diventa grandi, spariscono dal bar. Spariscono dal bar, le mogli dicono tutte, ma come mai è sparito qua? Gli amici dicono è sparito tizio. Tutte le mogli, come qua a Portofresco, incontrano la parrucchiera e chiedono alla moglie di quello che non va più al bar. Signora, come mai il suo marito non va più al bar, non va più a vedere la barca, l'ormeggio, i cazzi, qua. E dice, mio marito sta a casa, mio marito gli è venuto un hobby. A fianco c'è mia mamma che sente, tira sul casco e dice, un hobby 40 anni, così giovane, poraccio, un hobby, c'è la medicina. Sulla medicina non ci sia. Ora, l'hobby è quella cosa che ti porta via gli amici, ti porta via gli amici perché stanno in casa e filatelia, numismatica, internet, cazzate, donne nude, stanno a casa e non escono più. A un certo punto succede questo, che quello che gli va via il cervello più di tutti è quello che gli viene l'hobby dell'ufologia, l'ufologo. C'è dipende l'ufologo? C'è qualche ufologo? Sì? No. L'ufologo è una persona carina, simpatica, gentile, molto intelligente, che passa tutte le nottate col termo sulla coperta sui monti a vedere se passano queste cazzarole di UFO. Ora, quello che ho scoperto io è che più c'era la moglie carina, più gli amici gli dicono che hanno visto gli UFO, la sera prima sul monte, ma qua non voglio entrare in argomento. Però, insomma, siccome ogni cosa, siccome non riescono a trovare, come chi fai francobolli a scambiarli, li fai vedere, finisci un album, lo fai vedere, l'ufologo non è che può far vedere un pezzo di UFO, una carlinga, una cosa, quindi per lui qualsiasi cosa è l'UFO che vuole comunicare, la televisione fa le righe, non è rotta, è l'UFO che vuole comunicare, queste cose qua, questi segnali strani è l'UFO. Ora questo qua è la storia di un ufologo carino, che una sera entra a casa prima senza avvisare, apre la porta, accende la luce, trova la moglie con l'UFO, che comunica benissimo. E lui capta i messaggi. Quindi una canzone molto seria, per favore non ridete. Se il tecnico luce mi dà la luce da UFO, che l'abbiamo provata tutto il pomeriggio, bastardo. E il colore? Verde. Sono venuto qua le tre a provare. Le tre ero già qua a provare. Dicevo verde, giallo, rosso. Sono tutte uguali. Mi dice no, perché fuori c'è il sole. Cazzo c'è? Coglione io, mica lui. La canzone, vi prego, non ridete, tanto questa, cioè, facciamo un esercizio, cioè, non ridiamo perché è seria. Anche mia moglie quando finge fa quel verso là adesso. Mi dico i miei amici. Per serissima, veramente. Dovete immaginarla, ma addormento, non so. L'introduzione durava 20 minuti, l'ho tagliata, l'ho tagliata. 12 ore sopra un monte in avvistamento, cercare gli UFO non è mica sia un divertimento. Questa sera è troppo freddo, una sorpresa voglio fare, a casa prima da mia moglie voglio ritornare. E salgo in fretta sopra il motorino, saluto il cielo poi senza bussare, apro la porta e c'è mia moglie a letto che non riesce più neanche a parlare. Guarda nel buio tutta tremolante, poi balbetta e non capisce niente. Forse un UFO ha captato il mio messaggio radio e commosso apro l'armadio. C'è un marziano tutto nudo, poverino, che ha preso le sembianze del postino. È impaurito, è naturale, extraterrestre, per fuggire vola giù dalle finestre. 12 ore sopra un monte in avvistamento, cerca gli UFO, non è mica sia un divertimento. Da quella sera non riesco più a dormire, amico, e ti ritornami a trovare. E c'è una cosa che non riesco mai a capire, ho un grosso dubbio ogni tanto che mi assale. Quando fuggisti dal giardino quella sera, non mi sembrava un'astronave interstellare. Mi sembrava più una Volvo familiare, che sgommava tutta birra nel viale. Non ci crederesti mai, guarda il destino, ma era rossa come quella del postino. Finale sfumando, applauso in crescendo. 12 ore sopra un monte in altissimo. Ora vorrei chiudere, ci siamo, ormai dobbiamo chiudere. Intanto vi dico solo una piccola cosa, visto che è abbastanza amichevole la serata. Intanto vorrei dire questo, ci sono delle situazioni un po' strane dove io ricordo da piccolo questa infanzia un po' triste, vera, a Spezia, cioè, oltre ad essere un posto molto sfigato, c'è un posto che si chiama Dancing La Pinetina.
pensate già dal nome che tristezza, che sembra entrare in una serra appiccicosa. E la cosa bella è che noi andavamo lì davanti da ragazzini e aspettavamo con ansia un giorno che era carnevale. Da ragazzini andavamo lì davanti, non ci facevano mai entrare, entravano gli altri, le mascherine, quelli belli, i balanzoni, queste cose, perché noi non avevamo mai il costume addosso, non avevamo i soldi, non ce li compravano, e stavamo lì da vedere queste mascherine che entravano e non ci hanno fatto mai entrare. Un giorno, questa cosa è durata qualche anno, mi ricordo che mia madre, quando ha capito il problema, perché poverissima mica stronzi, in un'economia straordinaria, come solo una madre può fare, ci tengo a fare questa cosa qua che veramente non fa ridere ma è seria, in un momento, in un'economia straordinaria come solo una madre può fare, mia madre ha capito il problema e ha iniziato mia madre a prendere dal resto della spesa 50 lire, piano piano le metteva via, e piano piano, non so, dopo un mese piano piano trova 500 lire, li metteva via, poi trova 200 lire, piano piano li metteva via, e piano piano come in una favola, finalmente un giorno mia mamma piano piano mi ha comprato un vestito da Zorro. C'avevo 28 anni, ora me lo sono messo uguale, per intanto a 28 ero alto come quelli di 8, non mi ha cagato nessuno, però per darvi l'idea, io ci tenevo così tanto che torno a casa, non me lo sono gustato, ci sono andato a letto vestito da Zorro, 28 anni. Mi alzo la mattina, non mi levo il costume da Zorro e comincio a marcare male. Sono telefonato e ho detto marca male. A un certo punto io andavo in giro vestito da Zorro, 28 anni, in un quartiere un po' stronzo, con un Dingo 50 pre-califone, Dingo 50 motorino. Impennavo col Dingo, ci avevo messo il paro orecchie davanti, coda finta dietro, con la stoppa, quella per levare l'olio nei fiaschi, c'avevo un cappelletto con la Z al contrario, ho scritto male, c'avevo la faretta che sembrava una seppia, uno spadino di traverso, impennavo e giravo, e nasce così lo scemo del quartiere, come succede. Andavo davanti al bar, legavo sto cazzo di Dingo, entravo dentro, aprivo la porta e dicevo un caffè a Zorro, così come adesso. Tutti i piastri mi dicevano un caffè a Zorro, basta un caffè a Zorro, mi dicevano per il culo, io pagavano un caffè a loro, io shushum, facevo così, impennavo, andavo via. La storia è durata, poi è finita, dopo sei mesi, con l'aiuto dei genitori, con l'aiuto degli amici, con l'aiuto del centro igiene mentale molto forte sul territorio dove ho incontrato il tecnico Lucci, e praticamente succede questo, che in realtà, cioè, io un giorno ho rimosso, cioè tengo a dire questa storia è finita, con l'infanzia, la povertà, le pippe no, l'impovertà, l'infanzia, sono tre al giorno a scalare, e quindi lo dico perché finalmente ho rimosso questa cosa insieme al vestito, queste cose qua della povertà, finalmente mi rilevo questo vestito, lo piego da Zorro, lo metto in un cassetto con l'ansia, le nevroglie, le cazzate, rinato veramente un altro, torno al bar, finalmente guarito, vi giuro, ancora un po' debole ma guarito, questa è stata una cosa fantastica, lo psichiatra è andato al bar di corsa, ha detto non li parlate più di Zorro, non nominate Zorro, se no entra nel tunnel. Più bastardo, ho detto ci mancherebbe altro, che era un capo ultra sullo Spezia, e dice ci mancherebbe altro, dottore, finalmente abito, apro la porta, entro con il mio abito normale, così, vestito così, apro la porta, guarito, dico un caffè, si gira il più bastardo, mi guarda e mi dice oh Don Diego della Vega. Quindi, un applauso alla povertà, fatelo dove si vuole, a scacciarla in qualche modo. Quindi sono questo per dire, in realtà, per dire che è successo questo, in realtà poi alla fine uno dice le cose, funziona così, io lo dico perché all'inizio vorrei, come in un film di Bergman, non so cosa sto dicendo, vorrei cominciare dall'inizio, come l'ultima immagine, riprendere la prima e dirvi che alla fine io sono riuscito ad andare con una ragazza, lo sono andato, ho avuto due figli, uno di 8 anni, uno di 4, perché mi accoppiano in 4 anni come il bradipo, e con tutti i parenti che guardano e fanno la ola, e quindi diventa questo, cioè io ho scoperto questo, che in realtà sono riuscito ad andare con una, perché una volta ho aperto la porta alla ragazza nel bar, ho aperto la porta a una e ho detto la do a tutti stasera, applauso, feste, bodhisattva che saltavano, questa qua però era precisissima, ho chiuso la porta, poi mi ha visto, non mi ha ancora visto, ho chiuso la porta e dice scherzavo, poi aveva innescato un certo non so che, sta ragazza è stata molto precisa, l'ha data a tutti, me l'ha data in ordine alfabetico, vergazzo, dopo me c'era solo Zorro che già interpretavo, fanculo, meno male che Zagor è in un'altra circoscrizione, e dove c'è il parente, quello del te, quello dell'audio, e succede questo, ma alla fine l'amore nasce come metà all'inizio, Uccia, Morucci, Tesorucci, chiuderei con questa cosa qua, Uccia, Morucci, Tesorucci, perché alla fine ragazzi, gira che te li gira, però gli amori, meno male, finiscono in modi più impensati, bisognerebbe fare queste cose del cerchio d'amore, tenere tutto l'amore chiuso, bravissimi quelli che riescono a diluirlo nel tempo, però alla fine ragazzi, finiscono le cose, finiscono, insomma si capisce che qualcosa marca male, all'inizio solo per andare a mangiare una pizza, quando sei innamorato fai un corso da sommelier, capito, e poi ordini la birra, però per far vedere quanto la ami, no? Poi devi portarla al cinema, le dici, oh, vai a vedere un bel film, e te cazzo hai fatto tutti i corsi di lettura, C1, C4, 9, scenografia, per poi delle cagate mentre c'è nel film, capito? Dopo 2 anni comincia a capire che qualcosa è un po' incrinato, cioè qualcosa di leggermente, ti dici, dove cazzo andiamo a mangiare? Lei in macchina fa, ringhia, e senti che c'è qualcosa che non quadra, cioè non ti caga manco, andiamo a vedere un film, e capisci che c'è qualcosa che non quadra, quindi alla fine gli amori finiscono, e nel mio caso sono le donne che mi mandano a cagare, sono loro che mi portano in macchina a questi posti sperduti e isolati dall'inizio, solo lei, sono quelli che dicono va a cagare, punto e basta, stai male, vomiti, mangi, malox, è perfetto, hai finito il problema, risolvi, però hai capito che ti manda a cagare, ti rifai una vita, ti rimetti in pista come il moto mondiale, e poi cerchi di capire se trovi qualche altra vittima, qualcosa così, ritorni alla discoteca e agguanti la depressa. Ora
Però la cosa strana è questa qua, che quelle che mi fanno incazzare più di tutti sono quelle che fanno la filosofia del va a cagare, le filosofe, quelle più stronze, sono quelle che per mandarti a cagare ti tengono 3 ore in ansia e giocano un po' come il gatto al topo, ti fanno soffrire, ti fanno star male 3 ore, ti dicono ti devo parlare, e lì senti un brivido nella schiena, senti una stilettata tipo bamboline, e dice non so, ho pensato che quando pensano porta merda, lo so quando pensano è finita. Quando pensano è finita, io ti tocchi, una volta mi sono toccato una vocina da dentro, ha detto ma allora c'è vita su questo pianeta? Vabbè. Sono andato da quello che faceva l'UFO, vabbè, ho detto parlane con mia moglie, quindi insomma è un po', quindi ho scoperto questo, sono queste qua che ti mandano a cagare, io ho chiamato questa cosa teoria dell'imbuto, ti tengono 3 ore lì a girare, giocano come il gatto al topo perché gira, che ti rigira, che ti gira, lo prendi sempre il culo te, quindi vorrei dedicare questo pezzo al tecnico Luci, che con questa luce da finale, meravigliosa, adesso salto su, spacco una lampadina, spacco, con le luci colorate, come hanno imparato anche qua, qualsiasi colore, vabbè, queste qua, vaffa. Non c'è un problema, lo porto a casa io. Ce l'ho io la macchina. Fa così, pezzo fa così. C'è ancora qualcuno? Sì. Sì, prego. Oggi Marta mi ha chiamato per parlare all'aria aperta. Ma dal tono della voce ho già capito una giornata di merda. Ha iniziato coi discorsi che mi vuole troppo bene. Ne ha parlato anche con Mario, anche lui mi vuole bene. Ma chi è questo Mario? Cosa vuole sto Mario? Su non smettere di parlare Marta, cosa mi vuoi dire? Marta non scherzare, sai che soffro di gastrite. Forza Marta adesso basta, ho un attacco di colite. E lei, sì lo so che sei sensibile, è tutto psicosomatico. Me l'ha detto anche Mario, che sei buono anche simpatico. Che cazzo è questo Mario? Da dove esce sto Mario? Su non smettere di parlare Marta, cosa mi vuoi dire? E lei, come fai a non saperlo? Cosa vuoi che io ti dico? Anche ignorando. Sto parlandoti di Mario, ma come il tuo migliore amico. Ti ricordi l'anno scorso, alla settimana bianca, che un giorno non sciavo perché ero troppo stanca. Anche Mario era depresso e per farmi compagnia mi han trombato per 6 ore mentre tu eri in seggiovia. C'è un cazzo da ridere. Poi come dicono tutte dice, ma poi ho pianto disperata, sai perché ti voglio bene. Anche Mario lo ha giurato, anche lui ti vuole bene. Ma mi sposo con Mario, vado a stare con Mario. Sono amante di Mario, faccio un figlio con Mario. Finale tristissimo. Ora sono 4 anni che sono sempre più depresso. Prendo il Tavor con il Valium e poi me ne vado a letto. L'analista mi consiglia, presto detto io ti dico, che per stare un poco meglio tu hai bisogno di un amico. Ma mi è bastato già Mario, quel bastardo, oh, di Mario. Ringrazio il tecnico Luci e l'altro, ragazzi, si stavano accoppiando, ringrazio tutti, i tenuti del teatro, ringrazio Visual Elba, ringrazio i ragazzi, ringrazio un applauso che dovrebbe essere in sala, sono contento, il più grande chitarrista d'Italia, cioè il chitarrista di Elio di Storie Tese, là su cima da qualche parte, mi hanno detto, fate un applauso che è straordinario e baci, buonanotte a tutti, ci si vede altra vita, altre cose, buona vita, grazie a tutti, buona serata.